Benvenuti all'appuntamento settimanale con la parola. Siamo arrivati alla 23esima domenica del tempo ordinario, anno C. Si continua la lettura del Vangelo di Luca. In quel tempo una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro: «Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle, perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare che se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo dicendo: «Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro». Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima ad esaminare se può affrontare con 10.000 uomini chi gli viene incontro con 20.000? Se no, mentre l'altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace. Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo». Ecco, una pagina intensa, ricca di tante provocazioni. Io però ne colgo due, cerco di approfondirne con voi due. Il discorso della famiglia, poi il discorso del discepolato. La famiglia. Io dico sinceramente che quando in passato, perché tutti hanno fatto un percorso, io personalmente sento di aver fatto un grosso percorso. In passato provavo un profondo fastidio di fronte alle parole di Gesù, no? Quando diceva che uno deve amare Gesù più del padre, della madre, dei figli, della moglie, dei fratelli, delle sorelle e persino della propria vita. Ma come? Mi dicevo. Amare Gesù più della propria famiglia. Ma questa è una scelta contro natura. Ehi, c'è qualche errore, no? In passato, anch'io, quando leggevo una piccola digressione, leggevo la Costituzione italiana, il primo articolo, no, dove dice che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. E dicevo, come il lavoro? Non sarebbe più opportuno dire è una repubblica democratica fondata sulla famiglia, quella tradizionale, papà, mamma, figli, magari nonni. Poi gli anni passano e ho capito, sto capendo le profondità delle intuizioni di Gesù e anche della Costituzione italiana e quindi dei padri fondatori, no? Ho capito che la famiglia sì è bellissima, ma quante volte la famiglia è diventata una prigione? Io lavoro in carcere e molti reati sono nati dentro la famiglia. La famiglia rimane la meraviglia, rimane lo schema vincente dove nasce la famiglia, dove nasce la vita. Ma ci sono anche altre strade. Per esempio, cito alcune cose. Pensate, no, quando la famiglia diventa la prigione all'interno della criminalità in alcune regioni dell'Italia. Io ho vissuto l'esperienza traumatica di un uomo che ha dovuto ammazzare un proprio cugino solo perché questo cugino aveva offeso i morti della famiglia e la madre ha dato in mano la pistola a questo uomo: ammazza tuo cugino,
perché questo ha rovinato la nostra famiglia. Ecco, cito un fatto, ma quanti ci sono fatti simili all'interno della criminalità dove la famiglia è utilizzata per diventare prigione anche per le persone che vorrebbero essere libere? Pensate, quanti casi di separazione di matrimoni dovuti per causa dei genitori? Genitori che ci mettono il naso oltre la propria competenza, che si intromettono e che tante volte costringono il figlio o la figlia più spesso a separarsi. Oppure io ho conosciuto quanti figli che hanno rovinato la propria esistenza, e ne abbiamo una sola, per aiutare i genitori. Ma è questa la missione della nostra vita? Morire per i propri genitori? Io qualche dubbio ce l'ho. O il contrario, figli che angariano i genitori e rendono la loro vita impossibile. Ne ho trovati molti in carcere di questo. Oppure qualcosa inerente al nostro ambiente, no? L'ambiente della religiosità. Persone che non avevano vocazione alcuna, pensate, i promessi sposi, la storia della monaca di Monza, vi ricordate? Non c'era nessuna vocazione, ma c'era la vocazione della mamma o del papà, ma più spesso della mamma. Quindi persone costrette a una vita che non era la loro vita. Quindi quante gioie nella famiglia, sì, tante, ma quante cose che portano a tragedie, sangue, odio. No, quanti femminicidi. Qualcuno dice per troppo amore. Si dice la parola stessa, no? E cosa ci insegna allora il Signore veramente? Ecco, per capire quello che il Signore intende, io utilizzo la pagina di un grande saggio del Novecento, Gibran, un cristiano maronita, no? Il quale scrive così sulla famiglia. Sentite che saggezza evangelica c'è in questa pagina. I vostri figli non sono figli vostri, sono i figli e le figlie della forza stessa della vita. Nascono per mezzo di voi, ma non da voi. Dimorano con voi, tuttavia non vi appartengono. Potete dar loro il vostro amore, ma non le vostre idee. Potete dare una casa al loro corpo, ma non alla loro anima, perché la loro anima abita la casa dell'avvenire, che voi non potete visitare nemmeno nei vostri sogni. Potete sforzarvi di tenere il loro passo, ma non pretendere di renderli simili a voi, perché la vita non torna indietro, né può fermarsi a ieri. Voi siete l'arco dal quale, come frecce vive, i vostri figli sono lanciati in avanti. L'arciere mira il bersaglio sul sentiero dell'infinito e vi tiene tesi con tutto il suo vigore finché le sue frecce possano andare veloci e lontane. Questa è la famiglia di Gesù, no? Descritta da un poeta. Una piccola parola sulla seconda, così il secondo capitolo, il tema del discepolato. Qua faccio una cosa veloce. Ecco, una volta chi era il discepolo nella vecchia connotazione? Il discepolo era la persona buona, obbediente e devota. Questo era il discepolo, buono, soprattutto obbediente e tanto devoto. È così quello che Gesù intende? Una volta anch'io pensavo che fosse così. Adesso, dopo aver capito, non è per niente così. Chi è veramente il discepolo di Gesù? Qui piuttosto vado in cerca di Don Sturzo. Il discepolo di Gesù è l'uomo forte, libero, capace di amare e pregare. Forte, libero, capace di amare e pregare. Amore e libertà e preghiera. Questa è la connotazione del discepolo di Gesù Cristo. Cioè il discepolo di Gesù Cristo è l'uomo con la U maiuscola che sull'esempio di Gesù diventa simile a Dio. Ecco, tante volte noi abbiamo dimenticato queste cose, ma su queste cose dobbiamo lavorare, no? Per questo io vi auguro una buona domenica e che possiate vivere in pace e in serenità. Buona domenica a tutti.